Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Archizon, grazie per essere qui ancora una volta con me per un video sul fai da te. Ok, se siete ancora su questo canale vuol dire che vi è piaciuto il video della morte di Pikachu e il video dell'ape ad altissima velocità. Ok, oggi ci cimenteremo in una modifica del robottino che avete già visto in uno dei miei video precedenti, e consisteva in questo veicolo che aveva la capacità di muoversi all'interno di uno spazio ed evitare gli ostacoli utilizzando il sensore ultrasonico. Solo per fare questo il veicolo aveva la necessità di muovere tutta la sua struttura per andare a cercare insieme all'ultrasonico uno spazio in cui transitare. Per evitare tutto questo ho installato, anzi installerò, un servomotore di quelli per le automobiline radiocomandate, sul quale poi sarà ancorato con questa staffetta che ho realizzato con la mia stampante 3D. È venuta un po' schifo, ma ho letto su Google che è schifo e nuovo figo, quindi pertanto andrò a incollare la staffetta sul supporto del servomotore e poi andrò ad ancorare il sensore ultrasonico. Ok, ecco andato. Quindi il robottino avrà questo aspetto nella parte anteriore. Quando dovrà cercare uno spazio dove transitare, non muoverà tutta la struttura, ma bensì solo la testa del servomotore, motorizzato, ovviamente servomotore, dal nome capiamo. A differenza con un motore, che il servomotore può eseguire piccolissime rotazioni, invece come abbiamo visto nel video dell'ape che aveva l'elica, il motore gira velocissimo. Infatti avete visto l'epilogo, e se non l'avete visto andatelo a vedere subito che vi interrogo la prossima volta. Ok ragazzi, quindi girerà di pochi gradi a sinistra e di pochi gradi a destra alla ricerca di uno spazietto dove transitare. Tutta l'unità è governata da un Arduino Nano. Per far funzionare i motori devo sempre utilizzare il ponte motori L298N, perché comunque Arduino non ce la fa ad erogare abbastanza tensione da movimentare tutti e quattro i motori, anzi non l'avrebbe manco per uno. Quindi abbiamo bisogno del ponte motori con una batteria ausiliaria, anzi l'unica batteria, perché questa batteria alimenta sia Arduino sia il ponte motori sia l'ultrasonico, alimenta tutto, perché in alcuni miei progetti precedenti utilizzavo una batteria separata per Arduino e una batteria separata per il modulo. Utilizzavo due batterie da 9 volts, poi alla fine mi sono deciso, ho comprato questa che è davvero molto efficace, sono 7,4 volts a 1500 mAh, poi una batteria al litio ed eroga davvero davvero parecchio. Ok, adesso non mi voglio ammorbare, quindi incollerò il servomotore nella parte anteriore e ci attaccherò il sensore ultrasonico. Ah, è saltato pure qualcosa. Ok, devo sistemare un po' lo schema elettrico. Ovviamente lo schema elettrico ve lo lascio in descrizione, così ve lo andate a vedere se avete deciso di realizzare questo progetto. Ok ragazzi, fatemi finire l'assemblaggio, che sembra la parte più noiosa, e ci vediamo al lavoro completato. A dopo. Ok ragazzi, il robottino è completato, funziona benissimo, ho fatto già diverse prove, sono contentissimo. Ok, proseguo in avanti fino a quando non trovo un ostacolo, torna indietro e ruota. Ruota ancora un po', viene verso di me, trova l'ostacolo, va indietro. Si stava suicidando.